Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Oggi è esattamente il 4 di aprile, quindi primo vlog di aprile di quest'anno. Ho una faccia sbattutissima, non ci fate caso, ma sono le 9, mi sono svegliata alle 8 e sono andata a dormire alle 4 e mezza circa. Tutto favoloso per seguire i Grammy, che ovviamente, insomma, ormai lo sapete per chi li ho seguiti, che comunque non hanno vinto, ma in realtà hanno vinto, l'importante è vincere nella vita, poi chi se ne frega. Quindi va bene così. Però ecco, è stata una nottata un po' movimentata. Adesso faccio colazione, anche se appunto ho fatto un piccolo spuntino. Mi sono mangiata dei ramen ieri notte o stamattina, insomma, quando era. Quindi non ho fame in realtà, quindi mi faccio giusto un po' di yogurt, anche perché ho ancora mal di pancia da qualche giorno, perché ovviamente appena mangio qualcosa di strano subito mi sento male. Questo è il problema di mangiare sempre salutare, che poi appena sgarri mezza volta, disastro, cioè aprite il cielo proprio. Quindi mi faccio un tè e un po' di yogurt. Dopodiché iniziamo la giornata di oggi, perché questa è la mia ultima settimana prima di partire e fare tutte le mie cose. Devo organizzare tutto. E ho un sacco di impegni che ovviamente ho dovuto racchiudere in questa settimana. Ovviamente non c'è bisogno neanche che ve lo dica. Sto facendo la skincare. Tra l'altro mi è uscito questo brufoletto qui, che sembra, avete presente uno di quei nei molto anni 50 vicino al labbro. È perfettamente qui. Anzi, ne avevo uno gigante qua sopra, un po' si è ridotto. E a proposito di prodotti da bagno, devo passare da acqua e sapone e vedere se trovo qualche mini size da portarmi. Perché l'altra volta, vi ricordate che sono andata ad Alessia? E ho fatto quel bagaglio a mano per andare a Glasgow. Ecco, mi sono trovata benissimo a fare il beauty con tutte le mini size. Ecco perché ogni volta, se no io mi porto il beauty gigante che mi occupa letteralmente metà valigia. Perché io utilizzo metà valigia per il beauty, metà valigia per il beauty con make-up. Stavolta voglio essere un po' più. Anche perché devo portare un sacco di roba e devo assolutamente riuscire a contenere tutto. Dove posso tagliare, diciamo, taglio ovviamente la mia skincare, quella me la porto, però ho ancora tutti quei pottini, tutte le cose. E mi servono le cose tipo il detergente piccolino, il sapone intimo. Poi insomma le altre cose le comprerò quando sono lì, bagno schiuma, shampoo, balsamo. Se trovo il mini deodorante è una cosa un po' più difficile da trovare, perché io più che altro non utilizzo quello in spray, e di solito quelli in mini size si tendono a trovare un pochino più spray. Cioè, per dirvi, io utilizzo questo qua, quindi staremo a vedere quello che trovo. E poi devo passare al centro commerciale a sistemare una cosa dell'iPad. Con l'occasione vado anche a fare un giro e vedo se c'è qualcosina di interessante. Quindi appunto finisco di fare tutta la mia skincare, poi vado, che altrimenti si fa tardi. E ripeto, questi giorni non posso proprio permettermi di non concludere la mia lista giornaliera. Naturalmente, che ve lo dico a fare, che devo andare anche a portare dei pacchettini di Vinted. Questi tra l'altro sono i pacchettini, quelli che ho preso su Shein. Se vi siete persi il video haul, ovviamente lo trovate sul canale. Sono veramente super super carini. Ma prima di ciò, rifare il letto. Outfit di oggi, ovviamente nero. Sotto al toppino questo di Oceans. Tuta nera molto tranquilla e le Dr. Martens. Sono un attimo venuta al centro commerciale vicino da IKEA, perché ha aperto un negozio nuovo che si chiama Teddy, dove praticamente vendono tutte le cosettine per la casa. Visto che mi servono dei quadretti per completare alcuni regali che devo portare a Alessia per il suo compleanno, ho detto vengo qui e vedo un attimo. Quindi veniamo insieme, anche perché Giulia, lei abita qua vicino, mi ha detto che questo è il più grande che hanno aperto finora a Roma, quindi poi l'hanno messo anche fuori, qua esposto. Guardate, vi faccio vedere, ha tutte le cose, vedete, anche per fare i pacchettini, i mega fiocconi regalo. Dai, ho preso le candeline per me, ho trovato queste con lo stecchetto, magari lo metto in un muffin, una cosa giusto per fare la fotina. E ora mi devo mettere a cercare i quadretti con le giuste misure, dovrebbero essere queste forse? No, questi sono quelli che ho io. Devo un attimo mettermi a cercare. Prima a caso ho preso le misure, così mi ricordavo. Alla fine, bottino non molto ricco, perché in realtà non ho trovato grandissime cose. Ho preso il quadretto,
come quelli che ho io in camera. Infatti dovrò ritagliare le foto e inserirle, perché non trovo la misura di quel cacchio di formato che mi hanno stampato. Poi vabbè, ho preso una cosa interessantissima, lo scotch e il cosino per tagliarlo. Questi giorni stavo facendo con la punta delle unghie. E poi appunto mi sono portata avanti, ho preso le candeline con scritto party party yeah, così me le porto. Non so se questa è la prima volta in tutta la mia vita in cui festeggio il mio compleanno fuori casa, fuori dall'Italia in generale. Non ricordo se l'ho mai festeggiato da qualche altra parte, sapete? Questo vuoto di memoria, un lapsus. Boh, rimaniamo che no. Quindi in ogni caso, comunque adesso devo passare al centro commerciale per cercare i biscotti, sempre che devo portare ad Alessia. Ogni volta mi fa la lista delle richieste e quindi da brava amica l'accontento. A trovarne come me, a trovarne, altro che. E poi volevo fare un giretto nei negozi per vedere se trovo qualcosina. Vi faccio vedere un po' le cose che ho preso da provare. Ovviamente che ho preso da provare, poi vediamo se mi stanno o meno. Questo gilet qui di finta pelle, poi c'è un vestitino a costine qua dietro, poi un po' di toppini, tutte queste forme vedete particolari, questo l'ho preso sia bianco che nero, questo è aperto così sia davanti sia dietro, quindi proviamo, lì dietro il vestitino uguale a questo e il pantalone viola, vediamo un attimo cosa mi sta e cosa no. Allora, questo gilet mi piace un casino. Veste larghissimo, perché questa è una S, contate. Ho provato i top bianchi, ma non fanno per me. Cioè, il bianco non è il mio colore. Quindi ho ripiegato su questo qui nero, che è un sacco figo. Il mio problema è con le bretelle. Io purtroppo non riesco ad andare in giro smanicata così. Però ammetto che effettivamente è figo. Guardate da Bershka che cosa ho trovato. Questa magliettina sempre corta, con la farfalla e il fuoco, la devo provare assolutamente. Allora, da Bershka non vi ho fatto vedere nulla perché non mi piaceva come mi stava nulla, quindi ho detto evito. Adesso sono al supermercato a prendere i biscotti per Ale e speriamo di trovarli. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, non ci stanno. Da quando l'ho fatti conoscere a tutti, non ci stanno più sti biscotti della Balocco, quelli cornflakes, come si chiamano, i saccottini. Appena tornato a casa, adesso vado di corsa a mangiare perché tra un po' devo andare in palestra. Tra l'altro oggi ci credete che ho faticato a trovare qualcosa che mi piacesse, anche solo proprio da provare, perché mi vedo proprio male questi giorni. Capita a tutti, penso, che non ci vediamo sempre bene. Questo è il mio periodo, sarà il ciclo, sarà la stanchezza. Fatto sta che mi specchiavo e facevo no, ti prego, non è possibile. Spero sia solo una fase. Ok, pronta per andare a fare l'allenamento. Tra l'altro, quanto sto adorando anche questo piumino di Oceans, non avete idea. Poi io ho una sorta di fetish per questa cosa che fanno le maglie, non lo so, i giacchetti, quindi lo adoro particolarmente. Allora, eccomi qua, scusate l'assenza, più che altro il salto temporale, perché sono stata in palestra, sono ovviamente tornata e sono le 8 quasi, perché sono passata anche da mia nonna a fare due chiacchiere, ogni tanto ci fermiamo e parliamo di quello che abbiamo fatto. Tra l'altro mi è arrivato un altro pacchettino da Amazon, quindi prima di farvi vedere le cose che ho comprato stamattina che stanno qui, vi faccio vedere anche queste. Mi sono messa a recuperare un pochino dei keychain dei BT21, ovviamente me ne mancano ancora alcuni perché ho solo Cookie, Mang e RJ. E adesso anche Shoki, super carino. Quindi dopo lo andiamo ad aggiungere alla collezione. Poi ho ripreso un po' delle mie famose mascherine, queste qua lilla, che mi chiedete sempre ogni volta dove le prendi, dove le prendi. Costano un po', però per prendere l'aereo, fare viaggi, queste secondo me sono le migliori. E le prendo appunto da Amazon. Se ritrovo il link, perché ogni tanto lo tolgono perché non ci stanno più, ve le metto. Tra l'altro oggi mi sono allenata, ma sarà appunto che avevo dormito poco, avevo mangiato poco oggi durante questa giornata. Mi era venuto un mal di testa, che ho ancora tra l'altro. Io, dovete sapere, non prendo medicine, o comunque tendo a non prenderle mai, se posso sopporto, ecco. Però il mal di testa è una di quelle cose che poi mi si vede subito in faccia quando non sto al 100%, quindi dopo penso mi prenderò qualcosina. Da Pull&Bear invece, tra l'altro le commesse
ragazzi, cioè, spocchiose, ignoranti, maleducate, mai vista una cosa del genere. Esempio di una delle cose che sono stata 20 minuti in quel posto, mi sono successe di ogni. Stavo andando a pagare, c'era la tizia col carrello che stava posando, boh, la nuova merce, non lo so. Lei spingeva il carrello, ma non è che guardava avanti se c'era qualcuno. Stava parlando con la sua collega di cosa ordinare per pranzo. Io stavo pagando, quindi non, cioè, ero ferma alla cassa, questa doveva passare. Si vede che non mi ha visto perché ovviamente stava parlando con l'altra. Ma è stata una crocca, raga, ma vi giuro, il carrello proprio, cioè, avete presente? Non è che si è scusata o cosa? Mi fa, permesso, posso passare? Scusami, in che senso? Cioè, mi giuro, che poi quando succedono queste cose, lì per lì mi viene pure da ridere, perché dico, cioè, è così assurdo. Quella alla cassa non ha detto una parola. Comunque, a parte ciò, ah, mi è pure arrivato un avviso di giacenza delle poste che non ho capito, poi dovrò andare a ritirare. Comunque, non so perché alla fine mi ero provata, mi ero messa a provare tutti questi toppini sexy, così a caso. Comunque, alla fine ho preso questo qui nero, quello fatto così, lo spacco tutto qua. Dovrò capire poi come metterlo, ripeto, perché io ho un po' il problema delle braccia scoperte, che, per carità, magari è una cosa mia mentale. Vi faccio vedere il codice se vi interessa. E poi ho preso il gilet, questo qua di Ecopelle. Il codicino anche di questo. Alla fine ho preso una S perché veste veramente larghissimo, che è appunto fatto in questo modo, tipo chiodo però senza le maniche. E mi piace un casino, molto molto probabile che me lo porti. Il problema, spoiler, del luogo in cui andrò, diciamo che non è che fa proprio fresco. Sarà interessante a capire anche cosa portare. Infatti domani faccio il cambio dell'armadio, perché tanto ormai qui sta tornando la primavera, almeno tolgo i maglioni e le cose proprio tanto pesanti, e riesco anche a capire poi cosa portarmi, cosa fare, cosa non fare. Quindi in linea generale questo era. Ora mi prendo qualcosa per il mal di testa, mi faccio la doccia, soprattutto perché sono ancora vestita così da palestra, e poi impacchetto il regalo. Dobbiamo andare a posizionare Sciuchino. Qui ho messo tutti gli altri, il problema è questo dove lo metto. Certo, potrei metterlo così, un po' caotica come cosa. Sembra un po' battuto, così non sembra. Stasera ovviamente c'è l'Isola dei Famosi, quindi la stiamo guardando. Però mi voglio fare una delle mie tisanine preferite, che è questa qui. Se la trovate da Lidl, prendetela perché è buonissima. Quindi vai con la tazza, acqua. Mia madre qua che si è mangiata budino proteico pure lei. Mai che butta la carta, e mi sono pure sporcata. Mettiamo qua l'acqua in gronde. Non vedo l'ora di andare da Alessia, perché lei almeno ha il kettle. Scaldare l'acqua da brava inglesina. Tra l'altro ho già comprato un'altra confezione da portarle. Su. Bravo. Artisticamente. Eccoci giunti anche alla fine di questo vlog. Pensavo di andare a dormire più presto in realtà oggi, perché sono veramente cotta. Non so neanche con che forza sono arrivata fino ad adesso. Quasi l'una, quindi probabilmente domani mi alzerò alle 11:30 e poi dovrò montare questo video per farvelo vedere. Quindi vi mando un bacio grande e ci vediamo molto presto. Ciao!